Un salutone, un abbraccione dal vostro Italone, benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo? Del Cosenza Calcio, ragazzi. Facciamo il pre-partita, domani ci sarà il big match per la salvezza tra Cosenza e Trapani, dove se vinciamo domani, dopo le due vittorie meritatissime del Cosenza contro l'Entella e quello contro la Cremonese, che sembrava una squadra che doveva andare in Serie A, ragazzi, le due vittorie le abbiamo asfaltate, la cura Occhiuzzi funziona. Io avevo detto che il Cosenza e vinceva tutte, soprattutto in casa, e andava a Cremona, ragazzi, e vinceva. Io dovrei dissare tutti i miei amici da Arena Sportiva e della trasmissione che facciamo tutti lunedì sera su Radio Playtime, ragazzi, soprattutto Antonino, Valex e compagnia bella, che davano il Cosenza in Serie C spacciato. Invece noi stiamo a vincere come il profeta Italo aveva detto e lo dice ancora, ragazzi. Domani batteremo il Trapani, ragazzi, e andremo a respirare aria pura, aria buona. Un'aria buona che per alcuni altri, quelli dell'Ascoli, da Cremonese stessa, del Pescara e del Venezia, se devono guardare, perché il Cosenza, ragazzi, ve lo dico, male che vanno ai playout, ma forse ci salviamo pure direttamente. Io lo sto a dì. Questo Cosenza è rinato, un carretta, che proprio qua la carretta, come lo sto a dì, ci sta trasportando Barezze, la squadra Pietro Perina. L'altro giorno è stato San Pietro, ci ha salvato il culo pure contro la Cremonese. Grande partita, un Cosenza proprio spavaldo, come si dice, che concretizza tutto ciò che si mangiava prima. Perché prima forse abbiamo avuto il mal di pancia, ragazzi, adesso ci siamo ripresi. Io lo ripeto, io vi disse, mi dispiace, vi voglio bene. A tutti coloro che mi gufavano, i gufacci, soprattutto i miei colleghi, ragazzi, da Arena Sportiva, che mi dicevano: Italo, ma che stai a dire, tu stai embriaco? Io non sto embriaco, statevi attenti, soprattutto al Pescara, l'Ascoli, il Venezia, statevi attenti che ci potrebbe essere San Francesco di Paolo di Cosenza, ragazzi, che vi potrebbe incornare e mandare a voi nei bassi fondi, perché il Cosenza non merita questa classifica, che era deficitaria. Adesso si sta aggiustando con la cura dei Occhiuzzi, dopo che Santo Pillon per problemi familiari se n'è andato. E però la cura non funzionava, invece Occhiuzzi ha dato quell'animo, quella cosa, quella concretezza che mancava in questa squadra. Anche se il discepolo de Braia Occhiuzzi è, dobbiamo essere pure calmi. Poi ha avuto il coraggio di andare con sta difesa a 3 e con sta attacco Rivelier, Assensio, Carretta, Barezza e compagnia bella, che ci sta dando quel slancio, un ottimo centrocampo, una difesa attenta e un Perina che finalmente ha trovato la sua collocazione dei portier para tutto, perché non ci dobbiamo dimenticare che Perina pure ci ha fatto tante paparazze nel passato. Quindi, ragazzi, io prevedo, Italo Nostradamus, una salvezza inaspettata per gli altri, ma per Italo ci stava e ci starà. Quindi, ragazzi, stiamo tranquilli, se vinciamo domani abbiamo il 90% di sicurezza di rivedere il Cosenza il prossimo anno nella cadetteria, contro i gufi, contro tutti, che mi sto a tirare tutti indietro nella trasmissione, mi attaccano, mi fanno arterà, perché Italo si sa che dice cose in faccia, e quindi mi fanno arterà. I miei amici, io vi dico, io vi voglio un mondo di bene, però, ragazzi, gufacci maledetti, stai attento, Antonino, oggi corro a Pescara, che la potete pigliare pure di dietro, stai attento, Alex, tu,
Lo so che tifi Crotone, io stimo il Crotone e voglio che vada in Serie A. Quindi ragazzi state molto attenti a buttare fango, fango sul Cosenza perché noi ci salveremo. Lo stiamo dimostrando 2 su 2. Domani saranno 3 su 3. E tutte le altre dietro e quelle davanti che si guardano, che si guardano! Perché se devono guardare, se devono guardare molto bene dal Cosenza, perché noi siamo i lupi, i veri lupi, quelli che mangiano, che ci mangiamo tutti, i lupi della Sila, vinceremo con onore, porteremo avanti la fede rosso-blu. Al Gigi Marulla, anche senza pubblico, noi ci saremo a sostenere la carretta, bomber carretta e tutto il carrettaro in questa impresa di altri tempi, ragazzi. Poi do delle notizie di mercato. I cugini della regina stanno a fare, perché sono in Serie B, stati promossi, stanno a fare un mercato stellare. Io saluto carinissimamente pure gli amici di Reggio Calabria, Menezzi, Grande Corpo, se parla di Ammello, Farcinelli, Assenzio e di tanta roba buona, mi sa che a Regina il prossimo anno sarà una bella squadretta, vedremo nel derby. Spero di fare il derby tra Cosenza e Regina in Serie B. Io saluto gli amici di Reggio Calabria, vi mando un bacio, vi stimo, voi sapete che io stimo i fratelli calabresi di quasi tutte le squadre perché sono un ottimo sportivo. Il mio sangue è rosso-blu, però ragazzi, devo essere sincero, io quando giocano pure le altre squadre calabresi, un po' di simpatia, un po' di tifo laterale lo faccio. Quindi ne sono ben felice della compagine Regina, la squadra della Regina che ricordiamo ha avuto anche una grandissima gloria in Serie A, quindi ne sono ben felice. Quindi ragazzi, se vi piace questo tipo di video, io saluto carinissimissimissimissimamente gli amici, i gufacci che ci me stavano a buttare, mi attaccano ogni lunedì, anche se questa settimana sarà il mercoledì, perché domani sera ci sarà la cadetteria che giocherà il Cosenza e vedrete la live sul canale, vi voglio inchiodate, tutti i lupi dovete stare sul canale di Italo, fate circolare, perché Italo è il vostro youtuber cosentino per eccellenza che porterà in alto i colori rosso-blu. Sto a difendere il Cosenza fino alla morte, mi sto a litigare con mezza YouTube Italia e non solo in tutte le trasmissioni in cui partecipo. Mi scuso per l'inattività sul canale, ma ho dei problemi col PC. Poi c'è stato questo maledetto virus che mi ha bloccato impegni lavorativi, ma ritorneremo pure grazie a Valex. Io devo ringraziare a Valex Rossi che domani sera coordinerà la live perché io il computer sta in riparazione da un tempo e non me lo possono dare indietro. Un computer che sapete cosa facevo io prima con quel computer da gameplay, adesso sono ridotto a fare i video sul telefonino e me vergogno un pochettino e preferisco tante volte non fare video proprio per questo motivo, perché a me piace interagire direttamente con voi, non mi piace chiudermi dietro una videocamera da solo e poi voi guardare la reazione di Italo o il video. A me piace interagire con gli amici, parlare, dialogare, accettare gli insulti, accettare gli elogi da veri tifosi sportivi. Quindi ragazzi, ci sarà solo un grido, solo un urlo, pure contro il Trapani, dopo le vittime illustre dell'Entella che dicevano: ah, arriva così se ce fa, sceomè. Ce fa, ce fa, ci abbiamo fatto. Poi a Cremona, Italo, sai Italo, vuoi a Cremona, a Cremonese una squadra che deve andare in Serie A. Doveva andare, sta pure lei giù, sta messa male insieme all'Ascoli, al Venezia, attenzione al Pescara, Antoni, attento al Pescara pure. Soprattutto io vedo male l'Ascoli, ma attenzione che se prendete qualche botta pure oggi, pure voi siete coinvolti, perché fino a 35-36 ragazzi non state mica tanto
Messi, ma pure fino a 40, mica state tanti messi bene. La salvezza è a 42, secondo me. Secondo Italo, secondo la matematica, salvezza. Se non avete 42, 40, 42, io non dormirei sogni tranquilli, perché c'è il Cosenza, l'uragano Cosenza, che soprattutto in casa ci darà grandi soddisfazioni. Ma se andrà con questa grinta di Occhiuzzi, io penso che ne perderemo poche di partite. L'importante è battere una diretta concorrente come il Trapani, che lo batteremo, sono sicuro che lo batteremo con un rotondo 2-0, tosto tosto, secondo me. Quindi ragazzi, forza lupi, mi raccomando, domani in live di Cosenza Trapani. Un salutone, un abbraccione dal vostro Italone, sempre forza lupi e via i gufacci, andate via, forza Cosenza. E passate pure dai social sotto indicazione, e passate pure dalla pagina Lupi se nasce, perché è una pagina cosentina. Passate su Radio Playtime, l'arena sportiva, le varie pagine dell'arena sportiva, e su Instagram e sui miei social, Italo Cuore Cialorosso. Ciao belli, ciao.